La nuova edizione del mio libro sullo Stato Islamico si riferisce principalmente a quelli che sono gli effetti in Europa. Abbiamo visto che questo è un fenomeno che si sta trasformando da un fenomeno, diciamo, di terrorismo jihadista in un movimento internazionale antiimperialista. Abbiamo visto come ha attecchito nel mondo musulmano, da Boko Haram in Nigeria fino ad Al-Shabaab in Somalia, all'interno della penisola arabica, anche nell'Africa centrale con i talebani, fino praticamente al sud-est asiatico. Però è anche vero che questo è un fenomeno che sta attecchendo in Europa. In particolare, la nuova edizione discute della decisione, spiega in un certo senso il perché gruppi di donne musulmane cresciute in Occidente hanno deciso di far parte delle file dello Stato islamico per diventare le madri dei futuri combattenti, ma anche le mogli dei combattenti attuali. Qual è la spinta? Quali sono i motivi che convincono queste ragazze? Qual è la seduzione esercitata dallo Stato islamico? Altro elemento importantissimo è la partecipazione da parte di giovani musulmani europei a questa avventura che diventa sempre più un'avventura antiimperialista. Abbiamo visto la loro presenza tra le file dei combattenti dello Stato islamico nel Medio Oriente, però abbiamo visto anche la loro presenza nei vari attentati terroristici che ci sono stati in Europa. È questo un fenomeno che continuerà nel tempo? Quali sono le domande fondamentali che dobbiamo porci? Per esempio, cosa spinge questi giovani a far parte di commando che in realtà sono commando suicidi che li portano ad uccidere i propri connazionali? Queste sono alcune delle domande che la nuova edizione affronta. Infine, importantissimo è anche il tema dei migranti. Molti hanno detto che lo Stato islamico userà questi flussi migratori per poter far penetrare gruppi di armati, di terroristi che dovrebbero portare avanti una serie di attentati in Europa. E questo è vero, in realtà è molto, molto più complessa la situazione. Il terrorismo europeo di matrice islamica che si ispira allo Stato islamico è già presente in Europa. Questi sono tutti gli interrogativi che vengono posti con le varie risposte e quello che risulta è l'incapacità da parte della nostra classe politica di risolvere questo problema. Tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso non ha fatto che peggiorare la situazione. Pensate solamente ai bombardamenti che continuano in Siria e al flusso dei migranti che si riversa in Europa. Grazie.